Buongiorno. Hai già mangiato? Hai fatto la papà? Sì. Hai fatto la papà e di nuovo la nonna. E sì. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Sentite piangere Nino. No, amore, deve mangiare, però in realtà è ancora presto. Vieni qua, tieni. Ecco qua. Allora, lui è lì che sto cercando di intrattenere. Eccolo. E ancora c'è il letto disfatto, sì, perché ci siamo appena svegliati. Stamattina alle 6:30 si è svegliato per mangiare e adesso deve rimangiare. E quindi ancora devo fare il letto, sì. E niente, questo è un piccolo vlog di mamma, vita di mamma, per i primi miei mesi con Francesco. E lui adesso ha 3 mesi. Sì, sono un pochino, diciamo, sparita, però capitemi. I primi mesi in realtà sono stati non molto difficili, pensavo peggio, perché lui è bravissimo. Però mi sono dovuta un attimo abituare. Quindi spero adesso di ricominciare a fare dei video, anche perché lui, essendo adesso un po' più grande, ha bisogno un po' più di attenzione, quindi vuole un pochino più giocare, quindi adesso il tempo si riduce ancora di più, però insomma ce la posso fare. Adesso niente, vi lascio al vlog, vi faccio vedere dei piccoli momenti di vita quotidiana di neomamma. Che c'è? Ribongiorno, oggi è un altro giorno, scusate il giro di parole. Ciao, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Già. Lui è sempre contento di uscire, è sempre contento di stare con noi. Stiamo facendo un po' di giri questa mattina perché abbiamo un po' di cose da fare e poi soprattutto stiamo andando a fare qualche fotina, visto che adesso finalmente siamo in zona gialla e possiamo uscire. Stiamo andando a fare qualche foto, no, amore mio? Sì. Gli abbiamo fatto le foto appena è nato. Quando era proprio piccolino, piccolino, piccolino. Però adesso che è più grande volevamo fargli le fotine in campagna, nel verde. Quindi ci stiamo vedendo con una mia amica che ci fa qualche foto a me, a lui e a Fabio. A dopo. Allora, eccoci qua. Appena tornata dalla spesa, quindi disfattissima perché fa caldissimo. E spesa l'Eurospin, ci sono le offerte a 1 euro. Però io ho preso per la maggior parte cose di frutta perché abbiamo insomma deciso di mangiare un po' più salutare. Ho preso praticamente quasi tutta frutta. C'è tanta frutta in offerta e quindi appunto l'ho voluta prendere perché dovevo fare il rifornimento. E scontrino alla mano, abbiamo speso 35 euro. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, immancabile, non può mancare mai, l'insalata, questa qua, il mix pestoso, questa non stava in offerta, quando sta in offerta ne faccio scorta. Viene 1,79 e sono 700 grammi, è mista. Lo so, me la posso fare pure io, però è più comoda perché giustamente col bambino piccolo è già il tempo è poco e basta che l'apro, la sciacquo un po' e già la condisco. E questa praticamente va via in un giorno una busta, quindi benissimo, è molto molto più pratica. E ne ho prese tre. Poi le uova,
le solite che prendo sempre da Eurospin. Queste vengono 1,25 euro e sono 6. Anche queste le facciamo fuori, diciamo, già in una settimana. Poi offerta pomodoro. Questi sono i pomodori Piccadilly, un chilo di pomodori Piccadilly venivano, se non sbaglio, 1,99 euro. Sì, quindi 2 euro un chilo piccolino, queste insalate, nella pasta, le usiamo abbastanza. In offerta le fragole, mezzo chilo 1,89 euro. E ne ho presi due pacchi, perché queste anche a merenda vanno via subito. Poi, altra offerta, la rucola. Questa è 200 grammi, 99 centesimi, io la uso, mi scappa l'insalata, la uso anche con i pomodorini e quando faccio il farro col tonno, insomma, insalate, adesso iniziamo con le insalate fredde per l'estate, con la pasta fredda, e quindi mi piace molto la rucola. Poi, non ero in offerta, ma ovviamente devo prendere le cipolle, un chilo di cipolle. 99 centesimi, quelle dorate. Il latte, noi usiamo quello senza lattosio, però ho notato che con il cappuccinatore non viene molto bene il cappuccino e volevo provare se è il latte che non fa fare il cappuccino o se c'è il cappuccinatore che si è rotto, e quindi ho preso questo parzialmente scremato, anche se so che per il cappuccino proprio serve quello intero, però io non ne posso bere con la dieta e quindi parzialmente scremato va benissimo. Quello viene 69, se non erro, 65. Poi, frutta in offerta, abbiamo le albicocche, e queste sono mezzo chilo. Poi ho preso le susine 2,49 al chilo, e ne ho prese mezzo chilo, e invece le albicocche al chilo vengono 2,99, quindi 3 euro. Poi, in offerta anche i cetrioli, i caroselli, questi, che venivano a 1,19 euro in offerta. Adesso che inizia il periodo li mettono anche a 99 centesimi, però questi sono i miei spezzafame, quindi devo per forza averli. Melone in offerta veniva 1,29 euro un chilo, quindi questo 1,29 euro. Sempre in offerta come frutta abbiamo l'anguria baby a 99 centesimi al chilo. Poi c'erano in offerta anche le fettine di vitello che ho già messo nel frigorifero, e ho preso anche quelle, stavano in offerta a 9,99 euro, e poi ho preso anche in offerta sempre l'arrosto di tacchino che stava, vabbè, 100 grammi così da mangiare a pranzo, quindi questa è la spesa che abbiamo fatto, beh, in più l'acqua, la Blues che utilizziamo per bere. Adesso vado, preparo il pranzo e dopo molto probabilmente vengono i miei, perché devono vedere ormai Francesco, non vengono più per me, vengono solamente per lui. Quindi può essere che dopo vi metto qualche clip di come Francesco se la ride con i nonni. Ciao bimbo! Ciao bimbo! Ogni volta che prendo il telefono in mano lui è più impegnato a guardare il telefono e smette di fare qualsiasi cosa. Se stava ridendo, se stava giocando, si blocca. Le manine in bocca, no, amore mio. Dai, togliele me. Bravo! E fagli un sorrisino! Fagli un sorrisino! Allora, abbiamo finito di pranzare e lui si mette un pochino con noi nel lettone, poi se si addormenta bene, altrimenti poi ci alziamo, giochiamo un pochino così, perché lui ha già mangiato da un po', e vedi che poi diviene una tossina, Beh, questa tossina, E devo dire che sono fortunata, perché lui comunque la notte, oddio, sembro traformata, però sto stesa, la notte dorme nel suo lettino, nell'annex tomino, amore mio, non dorme la notte lì, sì, si addormenta verso le 9, 9 e mezzo, dopo che ha mangiato, no? E si sveglia la mattina dopo alle 4, 4 e mezzo, poi la mamma gli dà il ciuccino, gli fa due coccoline e si riaddormenta fino alle 6, le 7, no amore mio, le 8. Se mi regolo che verso le 6 più o meno sta facendo troppi capricci, perché vuole le coccole più che altro, me lo prendo nel letto con me, però per il resto dorme. Siamo stanchissimi oggi dopo tutti i giri che abbiamo fatto, quindi ci stiamo riposando così una mezz'oretta, anche perché adesso inizia a fare caldo, bisogna riposarsi. E amore, sì, va bene pure papà. Engu, togliti le manine dalla bocca. E quindi niente, pomeriggio dorme con noi e la notte dorme nel lettino. Sì, adagio, adagio. Papà è arrivato. Ecco
bambini. Ne approfitto di questo video per farvi vedere le cose che ho preso da AliExpress e che mi sono arrivate, devo dire, anche abbastanza velocemente. In 20 giorni erano già a casa mia, quindi molto bene, AliExpress è migliorato tantissimo. Ho preso dei bracciali perché appunto con la stagione estiva mi piace, insomma, mettere dei bracciali sul polso, e li ho presi in lega di zinco perché la mia pelle tende a far diventare bracciali, specialmente di bigiotteria, neri, e quindi li proverò e vedrò poi come andrà. Poi ho preso questa tovaglietta che è di Vimini, perché sto decorando il muro della cucina, ve ne ho parlato in qualche video fa, e poi a breve vi farò vedere anche come l'ho cambiata. Questo invece è il cavo USB per la cameretta di Francesco, per vederlo insomma quando dorme, per la telecamera. E queste sono altre tovagliette di Vimini che ho preso sempre da attaccare al muro. Vediamo un attimino, poi vi farò vedere nei prossimi video come lo attaccate. E poi ho preso un giochino per il passeggino di Francesco, perché appunto mi piace intrattenerlo quando magari stiamo in macchina o comunque passeggiamo. Oltre a parlargli, a volte lo faccio appunto giocare anche con questi tonnellini che sono veramente veramente carini e suonano. Ultima cosa, ho preso poi un contenitore e una piccola pattumiera, una mini pattumiera da mettere sulla scrivania. Cosa c'è? Che c'è? Wow! Kitty! Kitty! Che cosa? Dimmi, cosa vuoi? Che c'è? Sì. E vuoi andare al nonno? Vuoi andare al nonno? Vuoi andare al nonno? E vuoi andare al nonno? E dai, vuoi andare al nonno? E al nonno? E gu. Niente ragazzi, questo video quindi finisce qui, vi saluto dal mio bagno e sarà tardi, il piccolo dorme già e io niente, mi strucco e vado subito a nanna perché ho talmente tanto sonno oggi che tipo mi addormenterò in 20 secondi, sono riuscita anche a lavarmi i capelli come vedete. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao!